Adesso questo finisce su questo, giusto Edo? Esatto. Buongiorno. Buongiorno. State lì che arriviamo. Buongiorno Edo. Buongiorno, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Oh, questo è un momento atteso perché quando la testa e il cilindro finiscono sul motore è sempre interessante, almeno. Bene. Personalmente è una parte che mi piace molto. Allora, facciamo un preassemblaggio e andiamo a vedere un attimino come si comporta sul basamento, ecco, giusto per capire come agire con le guarnizioni, eccetera. Allora, tu hai appena messo sulla gabbietta rulli, che è stata l'origine di tanti problemi. Vogliamo ricordare perché? Sì, allora, su questo motore c'era un 102. Un 102 che ha praticamente il pistone grosso quasi quanto di diametro grosso come questo 130, no? Perché è un 55 mm il 102 su corsa 51. Il 102 è un 55 mm, questo è un 57, è un 55 mm su corsa 43. La distanza che c'è all'interno del pistone è molto larga del 102. Sì. Cosa succede? Che la gabbia rulli originale, che è 14 mm, si può spostarsi e lavorare fuori da una parte, no? Ecco perché i segni, ecco perché la gabbia rulli molto usurata, spinotto consumato, no? Quasi al limite del punto di rottura. Ecco perché in tanti commenti ho scritto che comunque bisognerebbe sempre montare una gabbia rulli larga almeno 16 mm. Bene, abbiamo fatto un riepilogo. Qua non succede perché comunque qui abbiamo quasi lo stesso diametro del pistone originale, quindi la gabbia, anche se è una gabbia molto più bella questa qui, perché comunque stiamo montando un albero Polini, era sicuramente una gabbia più performante, che ne so, però problema qui non c'è perché il pistone si muove poco. Allora, adesso proviamo con una guarnizione sola, senza fasce, senza niente, per vedere come si comporta. Allora, io qui non ho intenzione di andare a tornire il cilindro, basettarlo come avevamo fatto con lo stesso cilindro però sulla 50 special, perché su un'ape secondo me non ha molto senso. Però la cosa che mi interessa di più è che lavori bene ancora una volta e che non sia troppo alto di squish, sia una misura decente. Ricordo bene che era 2 mm nel 102. 102 era 2 mm. Che mi dicevi era tanto, essere tanto. Era tanto anche in base ai rapporti che erano stati montati inizialmente, che erano rapporti che stiamo montando adesso noi sul 130, cioè la 24-72 a denti dritti. Poi là, per correre un attimino i ripari, si era montato un pignone da 22 denti per accorciare leggermente il rapporto, e qui abbiamo montato ancora il 24, perché comunque non dovrebbe comportarsi male, ecco. Quindi adesso vai a verificare come al solito le fasi, giusto? Sì, gli diamo un'occhiata. Tanto adesso guardiamo subito un'altra cosa importante, che se abbiamo la possibilità di alzarci o meno sotto in base a quanto aprono i travasi là in basso. Sì. Se ci serve possiamo alzarci e mettere anche qualche guarnizione in più sotto il basamento, se non riusciamo ad ottenere quello che vogliamo qua in alto. Diamo un'occhiata alle fasi, già che ci siamo. Vi lasciamo qua sopra il video, il primo che abbiamo fatto, dove
tutto è spiegato un po' più nel dettaglio, adesso andiamo un po' più veloci. Allora, facciamo il nostro zero. Così velocemente, grado più, grado meno, che tanto qui non è che ci interessa. Ok, andiamo ad aprire. Ok. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 114 gradi. 114 gradi.72 gradi per un'ape, direi che va benissimo. Ok, però noi abbiamo detto che quello che ci interessa di più è questa di distanza. Quindi adesso proviamo a montare un attimino la testa. E poi decidiamo se alzarci sotto, visto che abbiamo il pistone che comunque copre leggermente la luce di travaso quando il porto molto inferiore. Sì. Quindi se anche ci alziamo non andiamo a disturbare, anzi, miglioriamo meglio comunque la prestazione, ecco. Boh. Qui stesso discorso che con la special, io non voglio compromettere la guarnizione in rame originale. Ho una guarnizione test, adesso ce le misuriamo, ecco 0,50 l'originale in rame. .09 quella che uso io adesso per fare la prova. Quindi dovremmo andare a togliere 4 decimi. Ok. Allora vediamo. Innanzitutto come si comporta. Di queste guarnizioni è che bisogna stare bene attenti che poi si centri non nella nicchia della testa, come avevo spiegato quando avevamo fatto tutta la modifica, devono entrare esattamente nella cavità e sì, essere perfette. Adesso non mi sembra proprio a posto, adesso vediamo come si comporta. Perché se no usiamo il grasso. Ok. Allora. Thank you.
1,86. Però ho paura che non abbia toccato un granché. Allora proviamo a fare una cosa del genere, a girare per traverso quella pallina lì, a vedere cosa succede. Dalla stessa misura. 1,8 meno 4 decimi. 1,4. Dunque, adesso tiriamo giù e vediamo se la guarnizione ha lavorato bene nella sede, mica che io abbia comunque la guarnizione fuori posto, innanzitutto. E poi decidiamo se montare un'altra guarnizione sotto. Noi potremmo pensare anche di avere uno squish un pochino più alto su un motore del genere, perché comunque abbiamo le fasi basse, un rapporto che adesso in teoria finale dovrebbe essere anche azzeccato, se non tendente al corto. Allora, ci guardiamo la nostra guarnizione. Ho il dubbio però. Riproviamo con una guarnizione in più. Vedere anche come si comporta. Come si comportano i travasi. Quindi lo alziamo, giusto? Lo alziamo. Allora, facciamo. Anzi no, lasciamo lì quella lì e ne mettiamo subito un'altra. Sempre in alluminio. Ecco, queste qua in alluminio, se non erro, dovrebbero essere da 2 decimi. Sì. 2 decimi. Su di nuovo. Proviamo a fare una cosa così. Lei si incolla lì e io sono più sicuro che stia a posto, che stia un po' a meno, dovrebbe. Adesso non stiamo più lì neanche a rimisurare le fasi, perché si saranno alzate di un grado sì e no, con 2 decimi di differenza, eh? Non è che noi dobbiamo considerare anche che la guarnizione in rame però si schiaccerà un pochino, quindi sarà anche da tenere presente, quindi sì. Ok, adesso in teoria, fammi vedere se riescono a ricomporre la pallina.
206. 206, però devo togliere 4 decimi. Quindi vuol dire che prima la misura era falsata da qualcosa, innanzitutto. Sì. O mi sbaglio? No, è giusto. Abbiamo aggiunto 2 decimi, prima si faceva 1,4. 1,6. Ah sì, già, perché abbiamo messo la guarnizione, vero? Sì. Boh. Allora, 1,6 è soddisfacente. È soddisfacente. Consideriamo pure che questa pressata... Cosa perde? Decimo. Un decimo. Consideriamo anche che qualcosina perderemo sotto, perché io adesso non ho fatto il vero serraggio. Sì. Potremmo anche pensare di aggiungere una guarnizione da 2 decimi in carta, che poi si che è quel decimo che io perdo nel fare il serraggio, sì, finale. Sei d'accordo con me? Sì. Boh. Pensa che sono anche riuscito a seguire tutto il ragionamento. Non era un sì diplomatico, era un sì convinto. Adesso non ci resta che guardare la, come si comporta con due guarnizioni il pistone al punto morto inferiore, che sicuramente avremo migliorato un attimino. Ecco, senza misurare le fasi perché non ci interessa, avrà preso quel grado. Ok. Riesci a vedere bene o... Se mi dai un po' di luce è meglio, ma la ce l'hai lì, perché in fondo è un po' buio. Vedi che comunque avremmo ancora un pilino di possibilità ad alzarci, però è vero che potremmo anche andare su uno squeeze da 1,8. Però insomma io mi accontenterei, nel senso che comunque va bene così. Sì. Quindi è ora di passare al montaggio vero e proprio. Sì. Adesso con guarnizione in carta, giusto? Adesso decidiamo come collocare quella guarnizione in carta lì. Adesso però non mi sa che prima di montare il cilindro bisognerà che posizioniamo il pacco lamellare. Ah, perché c'era quella distanza brevissima, vero? Che può essere un problema in fase di montaggio. Sì. Tu hai dovuto modificare le alette. Qui. Via. Via tutto. Beh, quella lì, lasciala lì. Boh. Allora. Discorso pacco lamellare. Intanto ti faccio vedere che io ho già montato le lamelle con tutto il pacco modificato e adesso rimangono belle chiuse, non c'è più nessuna fessura di là, vedi che non, aspetta che non c'è luce. Ok, quindi così ottimo. Adesso noi però avevamo visto che avevamo avuto bisogno di basettare il pacco lamellare per uscire fuori da questa zona
che è stata modificata, giusto? Sì, avevano tagliato tutte le... avevano sagomato le alette. Le alette. Allora, qua su questo pacco lamellare bisogna stare attenti al montaggio, perché quella vite qui interna là dentro non ha un vero e proprio appoggio lavorato come questa qua esterna e quella lì, perché là non si può raggiungere con un utensile per fare la lavorazione. Quindi lì, secondo me, bisognerà mettere un qualcosa, una rondella, ok, che si adatti un attimino, tipo le rondelle in rame, che loro mettono nel kit, in realtà, per però fissare il collettore esterno, che io invece ho parzialmente lavorato. Boh, allora adesso ci scegliamo le viti. E cosa mettere qua sotto? Probabilmente ancora un pochino di quel sigillà, di quel mastice, sì, perché mi fido poco di mettere solo le guarnizioni, non mi fido granché. Allora, intanto vediamo. La lunghezza delle viti da usare. Sì, questa va bene qua, andrà bene anche lì. No, qua è lunga. Sì, lì c'è spazio. Sì, qua va bene. Qua va bene. Sì, direi che può andare così. Quindi 6x25 sotto e 6x20 in alto. Ok, ci prendiamo anche una chiave normale. Boh. Mastice. Ecco. L'eccedenza del mastice che farà il mastice all'interno del pacco quando avrà tirato il tutto, prima di montare le lamelle eccetera, andrò a toglierlo con un pochino di sgrassante, ok, senza problemi, Boh, allora iniziamo. Abbiamo detto che in alto una 6x20, giusto?
Aspetta, qui voglio mettere una rondella in rame, però. Lascio quel foro che non è lavorato. Ok. E ok. Pochino di frena filetti medio. Siccome io avevo tenuto tutto abbastanza centrato, mi vorrei centrare ancora, nel senso non vorrei creare nessun impedimento con le guarnizioni, eccetera. Ok, sta uscendo il mastice, però le guarnizioni sono a posto. Ottimo. Boh, adesso lasciamo asciugare e poi quando sarà andremo solo con l'iluente a togliere il residuo del mastice che è uscito e basta. Allora, discorso cilindro. Io monterei la guarnizione in carta qua a contatto col carter, se non altro per togliermi anche questo dubbio, no, della probabile infiltrazione d'aria in questo punto, no, della giunzione del carter, cosa che l'alluminio secondo me copia meno, no? Sì. Queste qua sono tutte le guarnizioni che stavo sagomando quando mi hai chiesto se mi stavo facendo le unghie. Sì, ma infatti dice, ma cosa sta facendo? Le fasce sul pistone. Leggerino. Uscito un po' d'olio, però non guasta. Non dimentichiamoci questo. Se no ci siamo punti a capo. Che è una di quelle cose insignificanti. Apparentemente insignificanti. Ma sì, è piccolino anche se non c'è. Ma sì. Vuoi che faccia? Cosa vuoi che faccia?
facciamo la prova fagotto. La prova fagotto che cos'è? Ma non lo so, mi hanno detto una pubblicità. La prova fagotto. Fagotto non di, ricordo, di quando ero bambino, probabilmente quando c'era un detersivo che lo mettevano in Ah, sì, è vero, vero. La prova fagotto, mettevano tutto dentro e non so come ha fatto venire in mente una cosa del genere. Vabbè, poi niente. Vediamo se sono ancora allineati i fermini. Lui sì, questo qua pure. Stabilizzatore ha deciso di ribellarsi proprio in questo momento. Perché gli faccio assumere delle posizioni impossibili per quello. Ok. Pistone l'abbiamo messo alla parte giusta, me. Fammi controllare dov'è la freccia 57, la freccia di là, lo scarico è di là, quindi è giusto, l'aspirazione è di qua, va bene, questo l'ho imparato. Questo non era un test, questo era montaggio definitivo. Oh, ma neanche a dirgliele certe cose, eh. C'è niente da fare. È così. Stai lì, eh? Mi sa che qualche giorno ritroverai il mio cellulare sui denti a fare queste riprese. Mi prendo anche dalle rondelle Grover, perché le piane e basta non mi piace neanche un po'. Quindi la metti doppia? Sì, metto la piana, la piana e la Grover. Mi piace di più. Dopo qua dovrò anche modificare un po' la cuffia in plastica del cilindro, perché dovremo adattare una cuffia del 125 Primavera ET3 e della Vespa, perché quelle dell'Ape 125 non sono introvabili e passa gommata un po' qua, va tagliata via la parte che copre, diciamo, il collettore d'aspirazione della Vespa, e poi con un lamierino va sagomato un pochino qui intorno al cilindro per non far uscire troppo prima del tempo l'aria, ecco. Gira tutto libero. Allora, facciamo un primo serraggio a
13 iuto. Vogliamo riprovare con la pallina o... Ma sì, dai, facciamo un test definitivo. Mi dà 1,74. È vero che io posso serrare ancora, magari non subito, perché 1,3 è pochino. Però era bene o male quello che volevamo, no? 1,7 non va male. Sì, proviamo così. È che bisogna vedere se è in punta. Aspetta. Proviamo sempre nello stesso punto. Per fare una cosa precisa, proprio bisognerebbe mettere un filo dalla larghezza del pistone sul pistone incollato con lo scotch, metti sulla testa, fai girare, almeno lui pressa da tutti e due i lati, no? Perché in questo modo cosa fa? Lui il pistone, avendo agio nella camicia, Si sposta. si Questa sposta leggermente, quindi è leggermente falsata questa misura, però misura. si fa sui motori, insomma. Da Quella, prestazione. ecco, quella leggera sfalsatura lì a noi non incide niente. È come parlare di pistoni disassati su un motore del genere. Dai, Bruno. Ok. È anche più basso del 102 che c'era su prima, quindi è un lusso. Bene, adesso fra un po' io faccio ancora Serraggi. un altro serrato, un altro giro, pulisco bene dentro lì e assemblerò il pacco lamellare in questo modo. Vedi com'è. Adesso lì magari devo farti un po' di luce. No, vedo. Vedi com'è tutto abbastanza. Ah, tu dici, intendi lì lo spazio, vero? Sì. Anche Sì, lo spazio è... frontalmente, quando c'è da montare questo, insomma, sei proprio un po' al limite. È proprio un minimo. Sì, si vede. E dopo la modifica che faremo, beh, io ho ancora anche l'accensione da montare, il motorino avviamento, il rinvio del contachilometri. La modifica che ti dicevo, qui è stata tagliata via tutta la parte, diciamo, della parte della Vespa, no? Gli appassionati la conoscono bene. E poi è stata fatta l'apertura per far uscire appunto il pacco lamellare. No, lui andrà su più o meno a grandi linee in questa posizione. Ecco, cercherò magari di chiudere leggermente questa parte con un lamierino sottile, rivettandolo lì, in modo che non resti scoperta, anche se è proprio poco quello che serve, perché poi l'aria deve comunque uscire agevolmente. Adesso vedrò anche qui se aprire qui in questa zona per far sfogare l'aria che arriva dalla testa o meno, devo valutare bene. E niente. Poi non so se farti vedere ancora quando sarà finito. Sicuramente, siccome abbiamo modificato il collettore della marmitta per fissarlo al 130 perché era dal cinquantino, avrò anche da cambiare leggermente il fissaggio qua alla marmitta, leggermente, Vabbè, però dai, quello vediamo. sostanzialmente Così è quasi pronto. sì. Beh, adesso siamo arrivati proprio a un buon punto, eh. Manca veramente poco, per cui sei completamente scentrato. Siamo completamente scentrati, nel vero senso della parola. E
Beh, adesso è arrivato veramente a un buon punto, Edo. Bene, bravo. E direi che qualcosina potremo vedere ancora. Che dite, ragazzi? Quindi, solite cose, iscrivetevi, commentate, condividete, mi piace, il grazie. Però non l'hai detto a metà video stavolta. Fasti, è vero. È stato un video breve. È stato quello. Un video breve. Mamma mia. Abbiamo contentato chi vuole i video lunghi. Grazie ragazzi, da Edo Bruno e quelli della Ruggine, con augurio che la Ruggine sia sempre solo fuori da voi. Un grande saluto, alla prossima. Ciao. Ciao.